ArtFest è un festival che nasce per portare la danza al di fuori dei luoghi per cui è stata sempre vista, quindi non si fanno spettacoli all'interno di teatri, ma si sfrutta quello che è il territorio di questa bellissima regione per portare quella che è la danza anche alle persone che non possono usufruire del teatro o che in tanti posti il teatro non c'è e non esiste. Quindi noi ci siamo chiesti come portare quella che è la bellezza della danza, quello che è il valore aggiunto della danza a tutto il popolo, e quindi ArtFest nasce proprio per questo, per portare quello che è il significato della danza, che è il significato di bellezza e di pace a quella che è la nostra comunità di questa regione, quindi di portarlo fuori all'interno degli spazi museali ma anche nelle stesse città, nelle piazze delle città, in modo che quest'arte che è stata la prima cosa che l'uomo ha fatto, la danza, quindi è molto significativa ed è molto vicina a tutti quanti, possa riappropriarsi di tutto il popolo. ArtFest parte anche per la sua sesta edizione da Matera, ma tutta la programmazione di ArtFest è diffusa sul territorio lucano e quindi coinvolge le comunità di Venosa, di Melfi e di Matera appunto. E tutta la programmazione nel nostro progetto triennale riconosciuto dal Ministero della Cultura parte da un'analisi duplice, una che è quella del territorio e quindi la valutazione che gli unici presidi culturali diffusi in maniera uniforme sul territorio lucano sono proprio i musei e i luoghi della cultura che custodiscono il patrimonio materiale e immateriale della regione, e poi da una condizione di grande deprivazione culturale che subiscono gli abitanti della regione, e quindi dai bambini agli adulti agli anziani, mancando spazi dedicati alla programmazione teatrale e alla programmazione culturale. Naturalmente in alcune comunità non c'è circuitazione di produzioni. E ArtFest parte da questa duplice analisi per diffondere sul territorio la proposta culturale e artistica delle maggiori compagnie italiane e da quest'anno internazionali, che portano sui territori non una semplice programmazione come potrebbe essere una rassegna, ma si contaminano con i territori adattando le produzioni ai luoghi e al racconto delle comunità, come lo spettacolo di questa sera, Elegia delle cose perdute, che crea un parallelismo con il Telero di Levi raccontando le miserie ma le grandezze delle nostre comunità. Io ringrazio moltissimo la Direzione Regionale dei Musei e il Museo Nazionale di Matera perché tutta la programmazione si svolge in collaborazione con gli spazi della direzione, e quindi sono la vera e propria casa del festival e accolgono quindi non solo la programmazione ma la comunità, le comunità del luogo che vengono a vivere questi spazi in una maniera inedita.